Il promontorio roccioso segna il limite del golfo di Gioia Tauro, dove l'erede di un'altra antica colonia greca è oggi sede di uno dei maggiori porti industriali d'Europa. L'attività portuale occupa un posto importante in questo tratto litoraneo. Lo dimostra lo scalo peschereccio di Bagnara Calabra, immerso nei paesaggi della Costa Viola che fronteggia lo stretto di Messina. La mole del promontorio di Scilla si protende verso la Sicilia. Qui si erge imponente il castello medievale dei Ruffo. La prima fortificazione era avvenuta molti secoli prima, già in epoca magno-greca, per difendersi dai tentativi di conquista di questo luogo strategico. La città e le sue coste riecheggiano di mitologia greca. La ninfa Scilla si sarebbe rifugiata qui dopo la maledizione di Circe per vendicarsi dell'amore non corrisposto di una divinità del mare. Antico e moderno si intrecciano. La distanza fra le coste si assottiglia e dal porto di Villa San Giovanni i traghetti solcano il braccio di mare per poco più di 3 chilometri. Meno di 20 chilometri più a sud, l'incontro con Reggio Calabria non può che avvenire dal mare, rievocando l'entusiasmo che gli scrittori hanno espresso alla scoperta della sua bellezza. Nell'Ottocento lo scrittore inglese Edward Lear rimase affascinato dalla visita della città e scrisse: «Reggio è un grande giardino, uno dei luoghi più belli che si possano trovare sulla terra». Gabriele D'Annunzio parlò del lungomare come del più bel chilometro d'Italia. Per ricordare lo sbarco del nuovo sovrano Vittorio Emanuele III, il lungomare ospita un monumento in marmo a proteggere la città. La statua fronteggia il teatro, una struttura moderna ispirata alla tradizione classica. Al XX secolo risale anche il rifacimento di Villa Genoese Zerbi. Oggi questo antico palazzo, dal volto eclettico e inusuale, svolge un ruolo di spicco nel panorama dell'arte contemporanea. Mostre e iniziative culturali sono un esempio dell'attenzione che la città dedica all'arte e alla sua promozione. Ma il rapporto tra Reggio Calabria e la cultura ha radici lontane che affondano nella nascita dell'antica Regio. I volti urbani si fanno scoprire tanto nello sviluppo del secondo dopoguerra quanto nei vicoli del centro storico, dove sembra di poter dimenticare nel silenzio gli oltre 185.000 abitanti della maggiore città calabrese. Una città importante già in epoca classica, come dimostrano i numerosi resti archeologici. Le mura greche furono fortificate nel IV secolo a.C. dal tiranno di Siracusa Dionisio. Quando i Romani conquistarono il territorio, si impossessarono anche delle sue opere d'arte,
ma nel trasporto via mare persero quelli che sarebbero diventati un simbolo della Calabria. I bronzi di Riace raccontano la storia di una scoperta e di un lungo restauro che ha riavvicinato le statue dei due combattenti allo splendore di un tempo. Rimasti sui fondali di Riace Marina per oltre 2000 anni, oggi gli eroi guerrieri si lasciano ammirare in tutta la loro fierezza, accanto a una straordinaria raccolta di reperti archeologici che raccontano la storia stessa del territorio. Anfore e ancore, oggetti tornati alla luce per fare da ponte fra il patrimonio di oggi e la cultura del passato, quella cultura che faceva parte non soltanto della vita quotidiana di Reggio Calabria, ma anche delle altre grandi colonie della civiltà magno-greca sparse sulle coste calabresi.